compagnia di signor Giacomo e ci sta facendo vedere qui dove ha le greggi, appunto questo lacco che veniva utilizzato per le vigne, per pestare l'uva, anche questo, e qui scendeva il mosto, questo è. E va bene se sporco. Ma... Certo, qui è riempito, però si vede un po' che c'è la canaletta e quindi qua poi appunto arrivava il mosto. Questo è molto antico, ce ne sono diversi e anche a Sorradile ho visto che sono tanti. Dove ci sono queste ancora delle vigne, ce ne sono ancora che si possono usare. Sì, sì. E questa dovrebbe avere secoli, di vita, se non di più anche. Interessante. L'altra qua. Poi ce n'è una seconda, quindi adesso è diventato il regno di questo gregge, piccolo gregge. Da questa parte? Eccolo qua, abbastanza nascosto, ma anche sì, sempre molto grande. E questo è. Questo è anche più. È anche sì, particolare. Passo un attimino. Vabbè, questo è. No, questo è nel. Come si chiama? Non c'è problema. Molto bello. Molto bello. Caspita. E nelle vicinanze del paese ce ne sono anche altri di questi? Io ho un altro terreno più del paese, ce n'è uno, è uno spettacolo, è grande. Grande, in un masso grande di pietra, fatto bello. Anche questi, ripuliti. Sì. Ma prima questo terreno mica si mettevano a lavorare qua, il mosto dove scendeva? Adesso col tempo è franato, sì, è franato, è chiaro. Questo albero, no, quest'albero non c'era, ma qui stiamo parlando di secoli. Se non è secoli, forse anche qualche millennio. Ecco, qui vedete, qui si pestava tutta l'uva e poi scendeva giù. E poi c'era anche l'altra canaletta per raccogliere. Sì, certo.